In collegamento da Assisi, Umbria Radio, speciale festa di San Francesco, a cura di Daniele Morini e Dario Rivarossa. Di nuovo in collegamento dalla sala stampa del Sacro Convento di Assisi sulle frequenze di Umbria Radio e sui social media, Daniele Morini insieme a Dario Rivarossa. Allora Dario, una giornata davvero intensa, quella che si è vissuta, un pomeriggio intenso grazie all'arrivo di Papa Francesco, che è venuto qui ad Assisi per celebrare una messa sulla tomba di San Francesco, per firmare l'enciclica Fratelli Tutti, ma che ha aperto questa sua presenza in Umbria con alcuni fuori programma. Intanto è arrivato intorno alle 11 del mattino, pochi minuti prima delle 11, nel monastero delle suore di clausura di Santa Maria in Valle Gloria a Spello, dove era già stato nel gennaio del 2019. Poi arrivando qui ad Assisi, dopo aver pranzato insieme con le monache clarisse di Spello, è arrivato sempre in un altro monastero delle claustrali di Santa Chiara, il proto monastero di Santa Chiara, appunto qui nella città di Assisi, e poi nella strada che lo ha separato qui dal proto monastero al Sacro Convento, alle basiliche del Sacro Convento, si è fermato con la macchina a salutare i ragazzi dell'istituto serafico di Assisi, un'opera che lui conosce bene perché iniziò il suo viaggio dell'ottobre del 2013 proprio dall'Istituto Serafico. E poi Dario, finalmente l'arrivo al Sacro Convento intorno alle 15. Che cosa è successo? Un arrivo in direttissima, nel senso che il Papa è arrivato in macchina fin dentro il Sacro Convento, anche se salutava naturalmente dal finestrino della macchina i presenti. È andato subito sulla tomba di San Francesco a celebrare la messa, una messa potremmo dire di rito spartano, cioè semplicissima, non dico il cerimoniere, ma non c'erano neanche concelebranti, era da solo, non ha neanche detto due parole dopo la lettura del Vangelo, affidandole a Monsignor Boccardo, facciamo un rapidissimo riassunto dopo. E quindi al termine di questa proprio liturgia ridotta all'essenziale, poi appunto ha firmato l'enciclica. Che cosa ha detto Monsignor Boccardo, presidente della conferenza episcopale Umbra? Lo ricordiamo, era in diretta su Rai 1 per la diretta del TG1. Era in diretta su Rai 1. Monsignor Boccardo ha ricordato in poche parole, però, per esempio, questo aneddoto di San Francesco, che un suo discepolo gli chiese: ma com'è che tutto il mondo ti viene dietro se non sei ricco, se non sei potente, neppure bello? E lui San Francesco rispose: perché Dio non ha trovato nessuno più povero e più semplice. Dopodiché Monsignor Boccardo ha definito questa sapienza che si misura con il metro di Dio, e ha definito San Francesco immagine viva di Gesù Salvatore, proprio in pochissime parole. Il Papa poi ha firmato tre copie dell'enciclica. Non si è nemmeno tolto i paramenti. Senza anche togliere i paramenti, lì sull'altare, proprio non su un tavolino a parte, ma lì sull'altare, ha firmato le tre copie e ha presentato, diciamo, chi si è portato da Roma, che non era qualche personaggio famoso, qualche teologo, ma i traduttori in sostanza. C'è Monsignor Paolo Braida, che è il capo sezione italiana della Segreteria di Stato, ma concretamente quello che cura la traduzione e anche la composizione dei testi, dei discorsi del Papa, quindi un lavoro così di segreteria, e due traduttori. Quindi il Papa ha presentato al mondo le persone che nel silenzio poi sono quelle che poi lavorano, gli amanuensi che lavorano per mettere insieme questi testi, quindi direi che ha un suo senso anche questo. E quindi ecco, poi basta, dopo aver salutato, ringraziato, si è avviato, e adesso sentiremo cosa poi fatto dietro le quinte. Esatto, erano circa una ventina le persone presenti in chiesa, fra questi il vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, il cardinale legato per le basiliche papali qui di Assisi, Vallini, c'erano due suore, la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, ma sentiamo dalla voce di padre Enzo Fortunato, portavoce del Sacro Convento, che cosa è successo in quei minuti tra la fine della messa, anche l'incontro che c'è stato molto informale con i frati subito dopo, e anche padre Enzo ci ha ricordato un po' il messaggio di questa enciclica e della presenza di Papa Francesco qui ad Assisi. Sentiamo. Erano presenti tutti i ministri generali delle diverse famiglie francescane,
che si sono uniti attorno a questo momento densamente spirituale e fortemente sociale, perché parte da un rapporto, direi, nato nella preghiera, dopo una celebrazione eucaristica e dopo un momento di preghiera sulla tomba di San Francesco. Ha salutato singolarmente ogni frate, erano presenti circa 90 frati, e con tutti ha scambiato battute, cordialità, e poi alla fine ha bevuto un mate offerto dall'economo del Sacro Convento, Jorge, e poi è ripartito. Io personalmente posso dirvi che ho sognato questo momento. Durante il lockdown speravo che il Papa venisse ad Assisi e compisse un gesto forte. Guardai con attenzione, guardammo con attenzione quello che accadde a Piazza San Pietro e speravamo, sognavamo un gesto di quella portata anche qui. Dicevamo pochissime le persone in tomba, una per ogni panca, circa una ventina, più il coro. Fra queste poche donne, due suore, una che ha letto una delle letture della liturgia, c'era il sindaco, la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, che all'uscita poi dall'incontro, da questo momento di incontro anche informale che è seguito la messa con Papa Francesco, ci ha rilasciato queste piccole battute, questo piccolo ricordo di quel momento. Siamo in un momento eccezionale per la storia, storica la firma fuori dalle mura vaticane, storica una quarta visita di un pontefice in così pochi anni, storico il messaggio che vuole lanciare, ci dice Papa Francesco che vuole cambiare il mondo, elegge Assisi come città messaggio e noi come cittadini, sindaco e cittadini, ci sentiamo motivati a conformarci a questo messaggio. L'ha laudato sì prima San Francesco patrono dell'ecologia. Oggi la Fraternità Universale, San Francesco padre delle fraternità, non solo francescane, ma del valore della fraternità che proprio dopo il Covid dobbiamo assolutamente riscoprire come ricucitura in grado di proporre un nuovo umanesimo. Erano le parole di Stefania Proietti, sindaca della città di Assisi. Ecco Dario, l'enciclica, il testo dell'enciclica non è ancora uscita, no. O meglio sta circolando, insomma, se ne parla. Sì, un qualcuno po'. L'ha leggicchiata tra i vescovi anche, quindi magari hanno lasciato trapelare qualcosa. Pare che sia un testo molto duro, quindi sì, fratelli tutti, ma dicendosi le cose in faccia. E anche molto sociale. Molto sul sociale. Molto più della Laudato Si. Esatto, quasi una Laudato Si in crescendo, si può dire. Alla fine, in un'intervista dopo la messa, è stato chiesto a Monsignor Boccardo di riassumere, lui qualcosa o forse tutta l'ha già letta, e lui ha usato un'espressione, una semplice frase, una frase che poi usiamo magari tutti spesso: siamo tutti sulla stessa barca. Ecco, ma come, un'enciclica per insegnarci questo? In realtà è meno scontato, perché basta pensare alla notizia dell'altro giorno che anche il Presidente degli Stati Uniti si è preso il Covid, uno di quelli che ne negava l'importanza finché capitava, diciamo, agli strati bassi della popolazione. Ecco, quindi dire siamo tutti sulla stessa barca in un momento come questo non è una cosa banale, scontata, perché se la si porta alle estreme conseguenze dovrebbe veramente riuscire a cambiare il nostro comportamento. Quindi da domani l'enciclica sarà disponibile, sarà possibile per tutti andarla a vedere e a verificare quanto effettivamente Papa Francesco abbia voluto lasciare qui da Assisi un messaggio in cui ribadisce e rinforza quello che è il messaggio di tutto il suo pontificato. Quindi, come diceva Dario, testo dell'enciclica pubblicato da domani dopo l'Angelus di mezzogiorno. Intanto prima, domattina, qui ad Assisi, la celebrazione per la festa del patrono d'Italia, San Francesco, alle ore 10, presieduta da Monsignor Piero Coccia, arcivescovo metropolita di Pesaro, perché lo ricordiamo, l'olio per la lampada che arde e che illumina la tomba di Francesco è offerto dalla Regione Marche quest'anno, e quindi la celebrazione culmine sarà quella delle 10 di domattina, poi alle ore 16 la chiusura con i vespri pontificali e la benedizione dell'Italia.
intorno, subito dopo la messa delle ore 10, ci sarà il discorso del governo tradizionale, del governo e delle altre autorità che arrivano qui ad Assisi dalla loggia del Sacro Convento. Per ora è tutto, Dario, grazie per avermi accompagnato in questo, aver fatto insieme questo tratto di strada. E grazie a chi ci segue. Virtualmente insieme con Papa Francesco, che salutiamo tutti gli ascoltatori e ci ritroviamo anche domani per raccontarvi la giornata della festa di San Francesco d'Assisi. In collegamento da Assisi, Umbria Radio, speciale festa di San Francesco, a cura di Daniele Morini e Dario Rivarossa.